della campagna e di Napoli. Primo e terzo premio Mauro Paolo Montacchesi. Oh, guarda, guarda un po'. Sempre per la prima volta, diciamo, pure per la prima volta. Sì, sì, la prima volta. Sì. Beh, stasera una bella serata di incontri. Per almeno 15 anni che ci conosciamo. Sì, esatto. Capito, insomma, 15 anni che ci conosciamo. Ecco. Sì, no, Bruno, sì, sì, ma è un nelle fotografie in silenzio quando sei, non devi pure parlare. Parla l'immagine. Allora, ci dici un po' della tua arte, delle tue iniziative, sì. Parlaci un po' di te, perché noi siamo tutti quanti. Tutti curiosi, sì. Di sapere le cose giuste. Va bene, quindi non ho riferito. Allora, questo qui, questo è il premio, sì. Il giornalismo. Questo qui è il terzo premio. Cioè, sì, sì, premio, okay. Perché hai scritto un articolo che ha avuto. Sì, sì. E questo qui invece tu sei il vincitore assoluto della categoria. Grazie. Intanto grazie alla Dila, grazie a te. No, grazie a te che sei bravo per scrivere, grazie alla giuria, che noi non conosciamo, è stato bravo a votare. Va benissimo. Io non c'entro proprio niente, non c'entro quello il collante. Benissimo. Allora, intanto, prima di iniziare un po' un excursus su quello che è la mia avventura letteraria, devo dire che questo tipo di letteratura e l'ho iniziata nel 2011, io ho iniziato ovviamente a scrivere prima nel 2007, perché una volta tornando da Lido di Camaiore ho fatto soltanto poesie e saggistica varia, ma non questo tipo, non questo tipo critico. Allora, tornando dalla premiazione sul treno, è salito insieme a me un signore che era stato premiato, per la prima e unica volta ho visto in vita mia, e questo signore mi fa: senti, ma adesso che siamo da soli, mi dici come fai? Da dove copi? Sono veramente rimasto un po' basito. Allora, se non che io ho detto: ma stai scherzando? Quando sono tornato a casa, sono andato sul web per vedere chi era questo signore. E di questo signore c'era soltanto una decina di poesie, non è che ci fossero critiche, libri, cose varie. Allora mi sono messo lì e ho fatto una critica di circa 10 pagine, 9-10 pagine, e gliel'ho mandata. Al telefono mancava poco e si mettesse a piangere perché, capito, ho detto, cioè questo è un insulto, però lo devo ringraziare perché mi ha fatto scoprire di avere una capacità che neanche pensavo di avere, cioè quella della critica, è quella della critica. E quindi, diciamo, io da lì poi ho cominciato anche a fare le critiche. Però tornando un attimino indietro, quindi all'incipit di questa che è mia, di questa che è la mia avventura, ho iniziato a scrivere poesie per puro caso nell'agosto del 2007. Poi nel gennaio del 2008, con la Lente Editore, ho pubblicato il mio primo libro di poesie dal titolo Quando l'anima parla. La prefazione di quel libro me la sono fatta da solo, anche perché all'epoca non conoscevo nessuno, non sapevo neanche come funzionasse. E sì, non lo sapevo, ero un neofito. Quindi inizio questa prefazione con un aforisma di Quinto Orazio Flacco: out insight homo, out versus facit, cioè l'uomo o impazzisce o scrive versi. E poi, proseguendo nella prefazione, io ho auspicato di incontrare in quel mio nuovo percorso dell'epoca altre persone con le quali condividere appunto la cultura, sentimenti, emozioni, tutte queste cose qui. E devo dire che alla fine, forse, non so, qualcuno dall'alto mi aveva ascoltato. E in effetti, da quel momento in poi, io ho conosciuto tantissime persone, pittori, scultori, letterati di ogni genere, musicisti, ballerini, cantanti, di tutto. Ho conosciuto di tutto. E quindi, poi queste persone, io le ho introdotte, tra le quali ho conosciuto Angela Maria Di Belli e Milena Petrarca. Allora, noi con l'Accademia Petrarca, no, con l'Accademia Lugano, scusa. No, no, con l'Accademia Petrarca. Francesco Petrarca. Sì, sì, con l'Accademia Petrarca, 2008. Va bene, noi sì, vero noi sì. E lei 2017. Si visto a Lugano con l'Universo, ma con Roberto, mi pare di ricordare. Io ho un premio l'Universo. Ecco, appunto. Beh, io ormai facevo parte del... Con la Rizzi, Maria Rizzi forse. No, 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 con Roberto. Mi pare, adesso non vorrei sbagliarmi, però mi pare che di averti incontrato... Un premio ce l'ho dell'Universo. Ecco, appunto, forse in occasione della premiazione. Prima la carriera. Sì, appunto. E quindi, diciamo, ho introdotto tantissime persone.
In più, essendo transitato su tantissime giurie, attraverso tantissime giurie, ho fatto tantissime critiche e tante altre invece le ho fatte di mia iniziativa. Nasco nella poesia come labirintista, il labirintismo è un movimento culturale fortemente introspettivo. Labirintismo, la parola into vuol dire luogo, labris lascia bipenne del palazzo di Cnosso, chiaramente sintetizziamo, però lascia bipenne perché è importante per il labirinto, perché di fatto sono due strade da prendere, no? Adesso come iconografia è quella lì. E nasco quindi come labirintista, poi però come labirintista, anzi, conosco, la prima persona che conosco è proprio Luciano Somma nel 2007, a Minturno. L'ho incontrato poi l'anno dopo a Minturno, per me era la prima partecipazione ad un premio, e siamo entrati, cioè lui già stava in giuria, sono entrato in giuria con lui e per tanti anni poi ci siamo anche sentiti soprattutto a telefono, visti, eccetera. Luciano Somma ha un grande pregio, che è un grande scrittore, però ha un grande, tra virgolette, difetto, perché ti si appiccica addosso e vuole continuamente le critiche, cioè nel senso che lui le chiede in continuazione. Se ok, stringo, all'inizio di questa, del 2022, quindi un anno fa, mi ero messo a fare un libro che di fatto è, scusate, non è vanagloria, è enciclopedico perché sarebbero tanti libri. Il titolo è Opus Dominibus Atque Pulieribus, cioè opera sugli uomini e sulle donne, che sarebbero uomini e donne storiche, e storici e contemporanei, e anche chiaramente artisti, pittori, eccetera, eccetera. Quindi però quando ero arrivato per il libro secondo a Luciano Somma, mi sono reso conto che soltanto per Luciano Somma avevo un libro per lui. E quindi cominciamo un nuovo filone di libri, di cui faccio normalmente la prima parte in lingua inglese e la seconda in lingua italiana. Cioè, chiaramente faccio prima quella italiana e poi faccio la traduzione in inglese. E quindi questo è Tribute to the Master Luciano Somma. E poi davvero ne sono andati tantissimi, ce ne ho tantissimi in corso. Quindi però questo è il bello, ad esempio, della cultura, del modo di fare cultura. E faccio esempio, poi ho fatto, tra tantissimi libri, c'è Caput Mundi, Cuore di Roma, dove ci sono gli artisti, gli storici, artisti storici, personaggi, Caligola, Cleopatra, non seguito Cleopatra perché Cleopatra è fortemente collegata alla regina Semiramide e tantissimi altri, non seguito questo qui, e quindi ho proseguito in questo senso. Adesso ci sono tutti i tribute di vari artisti, non so, Marina Pradici, Sergio Camellini per chi li conosce, non so, Roberto Benatti, Vittorio Scadizza, ce ne sono tanti e sto proseguendo su questo filone. E poi ne ho fatto uno, ad esempio, sulla Toscana, omaggio a San Vittore, Toscana, omaggio a San Vittore. San Vittore è una pieve romanica del 1000, molto semplice, in un piatto bucolico, arcadico, veramente tranquillo, sereno, e dove io di fatto ho cominciato, ho scritto la mia prima poesia, maggio 2007, mia moglie mi ha portato via la Volano Terme, perché questo posto mi ha ispirato, ed è la prima poesia che poi io ho scritto a un concorso del Valente Editore, nasce tutto quanto da lì, poi si sono accumulate le cose, quindi c'è Toscano, omaggio a San Vittore, che però non finisce lì, perché già dopo i singoli sto facendo dei libri, per cui diventerà un agglomerato enorme, dovrò fare una serie di libri anche per quello. Per quanto riguarda Napoli, ad esempio, quando io ho fatto Napoli nel, credo 4 anni fa, con Carta e Penna Editore, e c'eri tu con un'opera che ti piace la prima critica, credo, sì, poi c'è Luciano Somma, ci sono tanti altri napoletani, insomma, Vincenzo Russo, c'è Gianni Januari per chi lo conosce, c'è Carmine Liossa, tutti questi personaggi qui. Se non che adesso, prossimamente, spero verso maggio di poter riprendere ed integrare, perché quelle due non le avevo fatte, no? Neanche quelle due avevo fatte. Spero di poterle integrare con un libro a testa, per poi quando avrò tempo, e dopodiché compendiare tutto e rifare un'opera su Napoli. Mi fermo qui. Grazie per la critica che ho fatto a Grazie, ho fatto la critica pure a Mauro Molti, sì, no? Mi pare l'anno per me del mondo. Guardi, sì, la critica le forze lo sapete, sì. Grazie. Poi ci sentiamo in settimana, mi devi insegnare qualcosa. Mi devi tante cose. Certo, lo so, io già un bel passo avanti, le cose importanti. Sì, però il funzionamento del web non lo uso. Lo vogliamo far diventare, sì, virale.
Sì, come no. Quello mi devi dire tu quello che fare. In settimana ci sentiamo. Bruno, grazie di tutto. Grazie. Anche io ti ringrazio per la critica e anche dal fatto che Mauro è il nostro portavoce. Anche a Viareggio è stato. Beh, io spero poi ci penserete voi. Ah, posso dire una parola? Sì. Certo. Allora, a Viareggio esiste un cenacolo privato per il quale i bandi non si trovano online perché si accede su presentazione della persona. Mi spiego, se io quando ho presentato lei. Io stimo lei come persona e anche come artista. E quindi ho presentato lei a tante altre persone. E per cui chi c'è che poi magari Angela in questo caso perché vi conosce, io no, se vorrai presentare altre persone saranno già benvenute, non immagino, perché sono veramente selezionato, sono tutti artisti selezionati, pittura, scultura, lettere, tutto quanto. Grazie, tocco.